Ciao a tutti, oggi vediamo insieme come realizzare una delle tecniche della diminuzione da applicare sulla lavorazione ai ferri. In un video precedente vi ho fatto vedere come fare questo aumento direzionale, vedete a sinistra e a destra, con questo bordino che si crea molto bello decorativo. Ora voglio farvi vedere anche come diminuire, vedete, con sempre direzionale. Con l'applicazione di questa tecnica avrete una direzione verso sinistra e verso destra. Praticamente, quando noi andremo a diminuire dalla parte di destra, avremo un inclino verso sinistra, vedete, con mantenimento di questo bordo molto bello. A me piace moltissimo, lo utilizzo tantissimo e invece con la diminuzione che faremo dalla sinistra, quindi dal fine del ferro, avremo un inclino verso destra. Quindi applicando insieme questa diminuzione avremo questo inclino da sinistra a destra che andrà sempre in più a diminuire. Praticamente per rendere l'idea del risultato che si avrà con questa tecnica ho fatto questa specie di rombo, vedete, con aumento e diminuzione per farvi vedere com'è il risultato e dove lo potete applicare meglio. Io ad esempio lo applico anche per una diminuzione di un manico, se devo fare quando c'è un réglage, applico questa tecnica e ho questa diminuzione su entrambi i lati. Con l'utilizzo di questa diminuzione, vedete che abbiamo queste tre treccettine, quindi quando andremo a fare la cucitura di due pezzi, avremo due che rimangono fuori come la decorazione perché una va piegata e va dentro. È per quello che dico, se volete averne solo una da fuori dopo aver piegato, potete partire con la diminuzione subito dopo la maglia di vivaglio, così avrete una che andrà dentro e una da fuori. E da dietro il lavoro si presenta in questo modo, sempre molto curato, e vedete la diminuzione comunque è praticamente invisibile. Bene, ora possiamo iniziare. E così vi faccio vedere come applicare, come fare questa diminuzione. Il campioncino lo teniamo qui, così possiamo vedere il risultato finale. E io prendo un altro campioncino che ho già preparato per farvi vedere diminuzione senza perdere troppo tempo. Ho fatto praticamente questa maglia rasata a diritto, su quale ora andrò a farvi vedere come applicare e come fare questa diminuzione decorativa da réglage. Per la diminuzione vale la stessa regola che per l'aumento, non va mai fatto sul rovescio del lavoro, quindi va fatto sul diritto, ok? Quindi ecco, io mi ritrovo qui che ho già il ferro giusto del diritto, quindi inizio. Allora, io la maglia di vivaglio la faccio passare, non la elaboro. Poi qui si può fare subito partire con la diminuzione dalla prima maglia che si presenta, ma io personalmente la prima la elaboro normalmente così come si presenta per il diritto e parto sempre con la diminuzione dal secondo ferro. Dal secondo perché il primo di vivaglio non lo conto perché la faccio passare. Quindi guardate, vedete, io ora qui ho le due maglie che dovrò utilizzare per diminuire, quindi le andrò a unire, però per unire prima devo fargli prendere il verso giusto. Come vedete, vedete questa maglia qui si presenta un po' girata, non è perfettamente in regola del diritto. Quindi io devo cambiare il verso. Quindi per cambiare il verso io faccio semplicemente sposto sul ferro di destra tutte e due le maglie, una e la seconda. Ora torno a rimetterli
ferro di sinistra, vedete, cambiando la direzione, vedete, ho cambiato il verso della maglia, controllate, vedete che si crea la trecentina dritta perfetta, lo faccio con la seconda ma anche la prima che ho spostato, guardate. Quindi sono entrambi adesso con la direzione giusta e ora non faccio altro che lavorarli con la tecnica del diritto normale, con il filo da dietro che va agganciato e si crea questa maglia. Ecco, ho fatto la prima diminuzione, quindi ho unito due maglie cambiando il loro verso. Ora faccio lavorazione normale per il diritto, perché voglio far vedere in più ferri, quindi faccio lavorazione normale per il diritto finché non arrivo al punto in cui devo fare la diminuzione la diminuzione del ferro infine, con inclino verso destra, guardate, qui faccio tutto per il diritto normale ed ecco mi ritrovo che ho ultime 4 ferri, quindi adesso devo unire queste due. E lì vedete che sono come prima, con questa girate un po', per mantenere e dare la direzione, scusate, anzi per dare la direzione verso destra, non devo cambiare il verso, devo semplicemente fare un diritto normale di due maglie insieme. Guardate, e li unisco insieme. Ecco, e questo è la prima diminuzione con inclino verso destra. Poi ultimi due li faccio con la lavorazione normale per il diritto. Ecco, ecco, vedete, abbiamo i primi due diminuzioni, scusate, con inclino verso sinistra e verso destra. Ora devo fare il ferro di ritorno, quello che si presenta alla parte rovescio, tutto come si presenta a rovescio senza nessuna diminuzione, tutto il ferro. Eccoci qui di nuovo sul diritto di lavoro e possiamo partire con nuova diminuzione. Guardate, la stessa cosa di prima, la maglia di vivaglio io la faccio passare perché io non la lavoro, la prima maglia che si presenta la faccio per il diritto normale, vedete. Ora, visto che devo dare di nuovo questa direzione verso sinistra, inclino verso sinistra, devo fare la stessa cosa di prima, devo cambiare il verso delle maglie, quindi li sposto su quello di destra, ferro di destra, torno a rimetterli su ferro di sinistra cambiando il verso, vedete, uno cambiato e il secondo ho cambiato, vedete come si presenta, li ho girati, li ho cambiati, ho questa perfetta treccia. Ora li lavoro con il diritto normale unendoli insieme le due maglie alle quali ho cambiato la direzione. Guardate, vedete che si vede già. Ora vi faccio vedere subito un altro che facciamo insieme, così mezzo campioncino lo faccio vedere con inclino verso sinistra e mezzo verso destra. Il primo vi ho fatto apposta per far vedere che si fa solo all'inizio, poi il ferro si lavora normalmente e poi alla fine. Invece ora, per capire meglio, facciamo altri insieme. Guardate, devo cambiare la direzione di queste due maglie che andrò ad unire, quindi guardate, li sposto su quello di destra, così come stanno. Ora torno a rimettere su quello di sinistra cambiando, guardate, cambiandolo, 1, 2, ho cambiato il verso, vedete che non c'è questo filo che passa in mezzo. Ora vedete, per fare la lavorazione entro praticamente in mezzo, guardate, entro proprio dentro a questi due maglie girate, vado a agganciare il filo da dietro e creo la maglia per il diritto. Ecco, un'altra diminuzione, vedete, vediamone un'altra insieme.
Allora, di nuovo devo cambiare il verso, giusto? Quindi li sposto 1 e 2 sul ferro di destra. Torno a rimetterli sul ferro di sinistra cambiando il verso, 1 e 2. Ora faccio il diritto entrando proprio in mezzo alle maglie girate, aggancio e creo la maglia per il diritto, la maglia che vedete va a diminuire perché unisco sempre da due ne creo una. Ok, possiamo farne un'altra insieme, guardate, faccio sposto normalmente, torno a rimettere queste due che userò per fare la diminuzione cambiando il verso, 1 e 2. Ora entro dentro alle maglie girate, cambiate, girate, e vado ad agganciare e farne una per il diritto. Ed ecco un'altra. Vedete, vedete come si diminuiscono? Questa è la diminuzione, non è nient'altro che unire due maglie in una con questo cambiamento del verso che poi ci permette creare quel reglamo come avete visto sul mio campioncino, vedete così, ci permette creare questo, questa diminuzione molto carina. Allora, ora possiamo fare quelli con un inclino verso destra che si fa... Questo ci dà questo risultato qui, guardate. Allora devo fare stessa cosa, vedete, devo unire le due maglie, giusto? Però qui li unisco così come stanno, così come si presentano, senza cambiare niente, quindi faccio una lavorazione normalissima per il diritto, come faccio sempre. Guardate, una ed eccolo qua, vedete, da due diventa una, semplice semplice. E questa è la diminuzione con inclino verso destra. Un'altra insieme, guardate, unisco e faccio lavorazione di due maglie insieme. Nient'altro, due maglie insieme al diritto normale. Vedete? Ecco. Così abbiamo visto come fare l'inclino verso destra e sinistra. E poi qui l'ultima la elaboro normalmente perché io non la faccio subito perché voglio mantenere quell'effetto di prima. E poi adesso il ferro di ritorno lo andrò a fare a rovescio così come si presenta. E poi quando mi ritrovo di nuovo sul diritto di lavoro andrò di nuovo a fare la stessa cosa. Andrò a unire insieme due maglie per crearne una. E se, ricordiamo sempre che per inclinarmi verso sinistra devo cambiare il verso delle maglie e invece se li devo fare con inclino verso destra unisco due maglie per il diritto facendo la lavorazione normale per il diritto. Spero che questo tutorial sia stato chiaro e sia stato utile e ci vediamo con un nuovo video.